Come anticipato, torniamo in diretta con la nostra seconda ospite di oggi, che è Floridiana Ventrella, la quale, come in parte ci ha raccontato anche Davide, ci illustrerà quali sono gli utilizzi intelligenti dei nostri dispositivi tecnologici, dei nostri social. Utilizzo intelligente che passa senza dubbio per un uso consapevole di questi strumenti. Ma non vi anticipo nulla, anche perché devo ancora salutare Floridiana e ringraziarla per essere qui con noi stamattina. Ciao Floridiana, ben trovata. Ciao, buongiorno a tutti e grazie mille per questo preziosissimo invito. Grazie a te per la disponibilità. Tu sei una job coach, cioè una professionista che aiuta gli altri a trovare lavoro, in questo senso sei anche una orientatrice professionale, nonché una docente, quindi un profilo complesso, importante, completo direi, per aiutare soprattutto i giovani a trovare lavoro oggi. Come si sviluppa il tuo lavoro? Sì, esatto. Allora, hai dato una giusta definizione, lavoro complesso, nel senso che io mi occupo di varie attività, il cuore del mio business, della mia attività è sicuramente quello che dicevi anche tu prima, ossia la consulenza di carriera. Aiuto sostanzialmente i ragazzi a cercare, a trovare lavoro mediante dei percorsi di consulenze personalizzate. Parallelamente a ciò, anche e soprattutto per fare attività di divulgazione sui temi legati al mondo del lavoro, utilizzo i social media, in particolare quotidianamente la mia pagina Instagram, attraverso la quale condivido proprio dei contenuti che servono ai ragazzi per capire in che direzione andare e la strada da intraprendere per il loro futuro professionale. Questo chiaramente è la base dell'orientamento professionale che esercito, come dicevi anche tu poc'anzi, mediante attività di docenza in scuole, in università e in società di formazione professionale. Ecco, intanto complimenti per quello che fai e per come lo fai e per l'utilizzo intelligente anche dei social, perché ecco, tante volte soprattutto il mondo dei più grandi rivolto a quello dei più giovani immagina che i social siano soltanto uno strumento per, la dico male, per perdere tempo. Invece no, attraverso i social si può prendere consapevolezza del mondo che ci circonda, ci si può formare, ci si può confrontare con validi professionisti come te, perché ecco, può diventare uno strumento di apprendimento importante. Hai riscontro sì, diretto, sì. No? Tu hai riscontro diretto di tutto ciò. Verissimo. Allora, diciamo che non potrei pensarla diversamente, nel senso che il mio lavoro, anzi parte del mio lavoro, è proprio legato all'uso consapevole dei social media. Mediante i social media io riesco a comunicare con i ragazzi, con le nuove generazioni, e quando parlo di ragazzi non mi riferisco solo e unicamente alle nuovissime generazioni, ma magari anche a quelle precedenti che già utilizzano i social media. Sicuramente, come dicevi tu, non tanto per perdere tempo, però magari per scopi ludici, ma anche qualora fosse così, l'importante è intercedere questo destinatario e far capire anche al mondo degli adulti che i social sono lo strumento principale attraverso il quale noi possiamo comunicare con i più giovani. Ti porto un esempio. Nell'attività che io sto svolgendo di orientamento nelle scuole e nell'università, ma soprattutto nelle scuole, spessissimo utilizzo canali come TikTok piuttosto che Instagram per catturare l'attenzione dei ragazzi, per creare un rapporto comunicativo empatico con loro e per riuscire a trasmettere informazioni e saperi, che è, diciamo, il mio principale obiettivo, utilizzando e sfruttando i loro strumenti. Perché il punto è, come in ogni momento storico che noi viviamo, non è tanto importante diciamo lo strumento che si utilizza
in quello specifico caso e in quella data situazione, ma è importantissimo la finalità che è sottesa all'uso di quello strumento. Quindi se i social media vengono utilizzati con scopi assolutamente lavorativi e professionali per arrivare alle nuove generazioni, ben venga. Oggi TikTok piuttosto che Instagram, domani magari sarà un altro social di cui noi non sappiamo ancora dell'esistenza, ma l'importante è riuscire a comunicare con loro e creare soprattutto un rapporto di fiducia con le nuove generazioni. E io ti faccio i miei complimenti per questa missione che ti sei data nell'aiutare soprattutto le nuove generazioni a trovare lavoro in un mondo che è cambiato tanto negli ultimi 20 anni e sta continuando a cambiare anche a ritmi piuttosto vertiginosi. Senza nessun intento polemico, oggi si parla tantissimo di reddito di cittadinanza, no? E molte volte ci si sofferma sul problema senza porre la giusta attenzione su quelle che possono essere le soluzioni. Ecco, mi piace leggere la tua storia, il tuo impegno professionale, la tua storia personale, il tuo impegno professionale proprio come una risposta a quelli che possono essere i problemi attuali, odierni, problemi di oggi che riguardano tanti giovani che magari hanno semplicemente bisogno di essere, ecco, guidati a conoscere meglio il mondo in cui vivono per potersi proporre anche in maniera più adeguata. Allora, guarda, non posso che essere d'accordo con te. Spessissimo mi è capitato e mi capita tuttora di ascoltare imprenditori che si lamentano di non trovare ragazzi o comunque anche adulti che vogliano lavorare, no? Che siano disponibili a lavorare. E quando mi capita, no, di chiedere loro: ma voi cosa offrite a questi ragazzi? La maggior parte, ecco, rimangono un attimo interdetti. Perché? Perché sicuramente ci sono problemi e dinamiche sociali molto complesse come quelli che citavi tu prima, penso al reddito di cittadinanza, ma anche a molto altro, ma c'è anche un secondo problema sociale, a mio avviso, ancora più importante, la difficoltà da parte delle aziende in generale, diciamo così, del mondo adulto, che ha proprio una difficoltà importante a intercedere, a incrociare, a comprendere quello che è il nuovo bisogno di una generazione che concepisce il lavoro in modo completamente diverso rispetto a 5, 10 anni fa, ma anche 2, 3 anni fa. Memore di qualcosa che diciamo, può essere ricondotto anche alla pandemia, a tutto quello che ha influito sui cambiamenti sociali, sui cambiamenti tecnologici e anche sul fabbisogno lavorativo, di cui però le aziende ancora oggi non sono del tutto consapevoli. Quindi c'è, a mio avviso, questo gap, ok, tra ciò che cerca l'azienda, ciò che offre l'azienda, ciò che cerca il nuovo lavoratore, ciò che offre il nuovo lavoratore. Quindi questo è sicuramente una grande criticità che prima o poi bisognerà abbracciare, affrontare e comprendere al meglio. Seconda criticità che mettevi in evidenza tu prima è la non consapevolezza, ma più che altro anche non conoscenza da parte dei ragazzi su quello che è il mondo del lavoro a 360 gradi, quindi le nuove figure professionali, le competenze più richieste dalle aziende. Spessissimo mi capita di incontrare ragazzi, soprattutto dei nostri territori, no? Quindi del sud Italia, che sono completamente inconsapevoli di quelle che sono le nuove competenze professionali ricercate dalle aziende. Perché? Perché nessuno ha dato mai loro strumenti per iniziare a indagare rispetto al mercato che lo circonda e quindi iniziare a chiedersi: ok, io mi sto formando, sto studiando, ma devo anche capire se la direzione che sto prendendo è quella che mi consentirà di intercedere l'azienda dei miei sogni. E quindi qui c'è tanto lavoro da fare,
che è oggetto anche del mio stesso lavoro, ma che non riguarda solo me, riguardano anche le istituzioni, penso alla scuola, penso all'università, dove insieme si può sicuramente favorire quel grado di consapevolezza maggiore da parte dei ragazzi. Grazie Floridiana, è stata veramente una chiacchierata molto interessante, direi anche molto utile, per cui io invito i nostri telespettatori a seguirti sui social e sul tuo sito ufficiale, floridianaventrella.it. Floridianaventrella.it, in maniera tale da riuscire a stare al passo coi tempi e a poter raggiungere gli obiettivi professionali che tutti noi ci prefissiamo. Per cui grazie ancora per la disponibilità e buon proseguimento di giornata. Grazie, grazie ancora per l'invito, è stato un piacere. Noi diamo la linea alla regia solo per qualche istante, poi ci ritroviamo con Paola Russo per gli aggiornamenti di oggi.